Buonasera, ben ritrovati con TG Plus Terzo Tempo Rosso-Blu. È l'ultima puntata di questo ciclo 2020-2021 che va tenuto compagnia per 38 appuntamenti. Avremmo voluto anche prolungarli, era nostra intenzione, se ovviamente il Gubbio avesse continuato la sua avventura nei playoff. Purtroppo anche per alcune congiunzioni astrali non è stato così. Il gol al 95esimo della Virtus Verona, che ha impattato 3-3 con il Modena, ha impedito al Gubbio, che il suo dovere l'aveva fatto battendo il Fano 2-1 al Barbetti, di giocare la possibilità. Ha chiuso al 12° posto la formazione di Torrente. Oltre al Gubbio, però, è stata anche la domenica del trionfo del Perugia, che chiude a pari punti con il Padova 79, ma grazie alla classifica avulsa dovuta agli scontri diretti è promosso in Serie B, e vedremo proprio le immagini della festa del Grifo. Poi tutti i gol di giornata, e vedremo purtroppo per il Gubbio anche quelli con cui la Virtus Verona ha trovato questo rocambolesco 3-3 in casa con il Modena, e poi alla fine il punto anche sulla Ternana, anche lì tantissimi gol nella sconfitta 3-4 delle Fere con la Juve Stabia. Ternana che peraltro giocherà la Supercoppa DC contro Como e proprio contro il Perugia, in un anticipo di quello che sarà il derby di Serie B del prossimo anno. Parleremo di tutto questo con ovviamente la stagione del Gubbio, per tracciare anche un bilancio in primo piano, assieme al nostro gradito ospite, un ritorno nei nostri studi di Rafa Munoz. Ben ritrovato Rafa. Grazie, buongiorno. Difensore della formazione rosso-blu, che peraltro ieri è tornato dal primo minuto, giocando anche una gran partita nella vittoria della formazione gubina, come detto, con l'Alma Fano. Vediamo allora i risultati per quanto riguarda il girone BDC della 38esima giornata, ultima di campionato. Il Padova ha battuto 1-0 la San Benedettese, il Perugia espugna 2-0 il campo della Feralpi e come detto è promosso in Serie B. Poi vediamo la classifica, il 3-3 tra Virtus Verona e Modena, di cui abbiamo già parlato. L'altro pareggio che di fatto ha condannato il Gubbio, quello del Mantova, che è andato ad impattare sul difficile campo della Triestina per 1-1, e grazie a questo punto ha raggiunto i playoff anche la formazione virgiliana. Il Matelli che ha battuto 3-0 Limolese, 3-1 del Legnago, che non riesce ad evitare i playout con la Fermana, 2-1 del Ravenna, che all'ultimo tuffo proprio invece riesce a raggiungerli i playout, battuto il Carpi. Poi il 3-1 del Cesena sull'Arezzo, Arezzo che retrocede in Serie D come ultima classificata, il 2-1 del Gubbio con il Fano, faremo il focus tra poco, e poi il 3-1 esterno del Sud Tirol, terza forza del girone, sul campo della Vispesaro. La classifica dunque finale del girone B di Serie C: il Perugia 79 punti, come detto a pari punti con il Padova, ma i scontri diretti premiano la formazione di Caserta come vincitrice del campionato e promossa in Serie B. Ai playoff vanno dunque il Padova 79 punti, il Sud Tirol 75, il Modena 70 e la Feralpi con 60. Quindi Triestina 59, Cesena 57, Matelica 56, la San Benedettese, nonostante la penalizzazione arrivata in settimana, giocherà comunque i playoff chiudendo a quota 50 punti, Mantova e Virtus Verona 49, perché anche l'undicesima va ai playoff, essendo il Modena la miglior quarta dei tre gironi. Il Gubbio per un soffio, come detto, 48 punti, chiude 12esimo e dunque raggiunge solo la salvezza, che comunque era l'obiettivo trainante della stagione. Quindi Fermana 42, Vispesaro e Carpi 41. Qui finisce la zona di limbo, cominciano i play-out che vedranno impegnati il Legnago, che chiude a 38 punti, Limolese a 35, il Fano a 33 e il Ravenna a 30. Dunque gli incroci saranno Legnago-Ravenna e Imolese-Fano. L'Arezzo, come detto, 29 punti, retrocede in Serie D. Questi numeri dunque conclusivi per quanto riguarda il girone B di Serie C. Ora, prima di parlare con Rafa Munoz, vediamo quello che è successo tra Gubbio e Fano, ultima di campionato, nel servizio curato da Federico Minelli, sentendo poi le parole post gara di mister Torrente e di Juanito Gomez, che di fatto annuncia il suo assai probabile, mettiamola così ancora, addio alla maglia rosso-blu. Sentiamo.
Ultimo turno del girone BDC ed è quasi derby tra Gubbio Fano al Barbetti. Torrente, senza i pilastri difensivi signorine Uge, si inventa un 3-4-1-2 con Saimmasa alle spalle di Gomez e Pellegrini. Tacchinardi sceglie il 3-4-2-1 per il suo Fano, con Barbuti unica punta, supportato da Carpani e Scimia. Pronti via, subito occasione Gubbio al quinto. Scimia svirgola dopo un corner a favore, raccoglie Malaccari che si fa 60 metri palla al piede e, arrivato al limite dell'area, scarica per la corrente Amlili, che apre il piatto e calcia col destro, trovando un attento Meli che blocca terra. La gara resta in costante equilibrio e si sblocca al 36esimo. Lancio dalle retrovie di Cinaglia per Pellegrini, che in aria anticipa Meli e subisce fallo dallo stesso portiere ospite. Il signor Ricci di Firenze non ha dubbi, concedendo calcio di rigore per il rossoblù. Dal dischetto va Gomez, che col destro scaccia via le paure degli ultimi due errori consecutivi dagli 11 metri, spiazzando Meli anche grazie ad un saltello prima del tiro, emulando l'amico Giorginio del Chelsea, ex compagno ai tempi dell'Hellas, e portando così il Gubbio in vantaggio con l'11° gol in stagione, tagliando il traguardo dei 99 gol tra i professionisti. Passano due minuti ed il Fano ha l'occasione per pareggiarla. Punizione dalla sinistra di Urso, Zamarion esce a vuoto e sul tuffo con la gamba di richiamo entra in contatto con Cason. Altro fischio, altro rigore per il direttore di gara. E Barbuti questa volta contro Zamarion, che intuisce e respinge il tiro del numero 9, che poi non riesce a buttarli in fondo al sacco nel flipper impazzito che porta Muñoz a colpire un autopalo e Scimia a sbagliare da due passi. Si chiude sull'1-0 il primo tempo e rossoblù entrano subito forte nella ripresa. Al 47esimo Megelaitis lancia Pellegrini che si prende il fondo, serve De Silvestro che non riesce a far breccia, la palla arriva a Megelaitis che calcia sul primo palo senza creare però problemi a Meli che blocca in due tempi. I rossoblù allentano la pressione e il Fano ne approfitta. Al 51esimo Amodio pesca in profondità Ferrara che controlla e batte Zamarion, tutto inutile però perché l'assistente Meocci di Siena segna la posizione di fuorigioco del numero 27 ospite che, seppur per centimetri, pare esserci. Al 54esimo punizione dalla destra di Urso, svetta Carnielutti ma Zamarion con un super riflesso si rifugia in corner. Dalla bandierina si rinnova la combinazione tra Urso e Carnielutti che questa volta, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia cubina, di testa batte Zamarion sul primo palo portando il risultato sull'1-1. Secondo gol in campionato per il difensore del team fanese e tutto di nuovo in discussione. Il Gubbio però risponde colpo su colpo, passa un solo minuto e dopo una palla recuperata da Megelaitis, Saimmasa si presenta al limite e col mancino la mette all'angolino piegando i guantoni a Meli e riportando avanti rossoblù col suo quinto gol stagionale. Da qui in avanti il Fano si riversa in attacco, al 68esimo ci prova il non entrato Sarli di testa su cross di Urso ma la sfera termina alta. Poi due minuti più tardi Amadio che sciupa un ottimo suggerimento dalla destra di Rodio sparacchiando alto da buona posizione. L'ultima chance è per Carpani che si prende il tiro dal limite al minuto 87, ma la conclusione è debole ed esce di poco a lato. I pareggi del Mantova Trieste e della Virtus Verona con il Modena fanno sì che il Gubbio chiuda il campionato a 48 punti, rimanendo fuori dai playoff, ma raggiungendo comunque con largo anticipo l'obiettivo stagionale della salvezza, con la volontà ora di guardare avanti e provare nella prossima stagione ad alzare l'asticella, probabilmente con il pesante addio di Juanito Gomez, ma con Mister Torrente sempre al timone. Il nostro obiettivo stagionale, quello che ha chiesto la società, era la salvezza. L'abbiamo ottenuto 7 giornate dalla fine. Credo che negli ultimi anni non è mai successo. Potevamo sicuramente fare qualcosa in più in queste ultime 5 partite, ma per tanti motivi, sia a livello fisico, sia a livello mentale, sia ci ha penalizzato qualche arbitraggio in queste ultime partite. Leggo qualcuno che scrive fallimento del Gubbio. Ma cosa, fallimento di cosa? Basta pensare quello che è successo, ma in generale, in quest'anno, senza tifosi, come siamo partiti noi e siamo andati vicini a fare un'impresa. Però la soddisfazione è personale che questa squadra se l'è giocata con tutti proponendo un calcio propositivo e non ci ha messo sotto nessuno. Ci abbiamo delle basi, sicuramente ci abbiamo delle basi che vanno migliorate soprattutto. Una squadra caratterialmente più forte
E poi normale, anche a livello di qualità, perché non basta solo il carattere, poi ci vuole la qualità. E il portiere è un ruolo fondamentale, il centravanti è un ruolo fondamentale, come gli altri due ruoli, centrocampo e i due difensori centrali. Noi di sicuro partiremo da quella base lì, dall'asse centrale, cercando di migliorarla e di farla più forte possibile. Io un mese fa, quando ci siamo salvati, io ai ragazzi avevo detto che iniziavo a fare delle valutazioni personali, quindi non solo tecnico-tattico, ma anche caratteriale, per capire chi poteva restare con noi. Qualcuno in questo mese e mezzo, per quanto mi riguarda, ha perso un'occasione. E se dovessi andare via e non rimanere, sarebbe anche una perdita anche per me, perché qua sono stato benissimo, qua Gubbio mi ha lanciato nel calcio che conta, e quindi sarò sempre grato alla città, alla gente e vabbè, soprattutto il mister e il presidente, che mi ha fatto sì che io possa tornare ad ottobre dell'anno scorso, quindi anche per me sarebbe una grossa perdita. Poi se deciderò di rimanere vicino a casa è per altri motivi, per motivi familiari, però comunque ancora è tutto. Non volevo pensare, sinceramente, la mia testa era fare i playoff e arrivare il più là impossibile, quindi adesso un po' di tempo, poi il Gubbio c'è stato prima di me, e c'è stato durante me quando io sono stato qua, e poi ci sarà anche dopo. Chi arriverà sicuramente, il mister farà le valutazioni, e spero che possa arrivare un attaccante che possa fare il bene del Gubbio, perché se lo meritano la società, il mister e i ragazzi. Queste dunque le immagini di Gubbio Fano e le parole di Torrente Gomez. Rafa, allora, alla fine, dopo aver anche assimilato, no, quello che è accaduto ieri, c'è più rammarico per questi playoff solo sfiorati, oppure consapevolezza e anche, sotto un certo punto di vista, lucidità di aver compiuto comunque un'ottima stagione ottenendo la salvezza? Cosa resta di più oggi per te e per voi giocatori? Io penso che è un po' tutte e due, no? Perché ti rimane quella cosa, no? di vederlo, no? Che era possibile di andare in playoff, e dopo veramente tante settimane fa, no? Che abbiamo fatto l'obiettivo, che era il primo obiettivo, no? della salvezza. Però sì, è vero che sognavamo con quella cosa del playoff. Secondo te è stato più incisivo in maniera negativa l'inizio della stagione, dove la squadra obiettivamente ha faticato anche per tanti motivi, il precampionato inesistente, le amichevoli che non ci sono state, l'assenza di Juanito, tutto quello che c'è stato all'inizio, oppure questo finale di stagione dove forse sono state perse troppe occasioni dopo le vittorie con il derby o con il Matelica? Cioè, è stato più condizionante l'inizio o il finale? Io, per me, è il finale, no? Perché l'inizio è una stagione nuova, tutta la squadra era nuova, era un po' un casino, no? Quella cosa di non fare una preparazione buona con le partite. Però alla fine abbiamo trovato che stavamo lì, vicino al playoff, dentro, fuori, e il perdere tante partite, tante sconfitte, io penso che quello è stato il peccato, no?
Assolutamente. Ieri peraltro Rafa Muñoz è tornato un po' al suo vecchio ruolo, lo possiamo chiamare così, quello che soprattutto giocava nel campionato spagnolo da marcatore di difesa, da difensore di fatto in una difesa a tre, sempre giocando con le tue caratteristiche, spingendo tanto, cercando di trovare sempre la sovrapposizione anche sul laterale. Come ti senti oggi? Più difensore o più esterno proprio che può giocare anche, se non soprattutto, in fase offensiva? No, veramente l'anno scorso quando sono arrivato come difensore centrale, no? Però piano piano ho imparato anche a giocare un po' davanti, anche quest'anno ho fatto 10 minuti di attaccante. Sì, lo ricordiamo, proprio con la Virtus Verona, se Virtus non sbaglio. Verona. Ho imparato a giocare in altri ruoli, il mister mi diceva che con le mie caratteristiche poi pensava lui che era meglio per la squadra anche giocare la faccia. Allora io veramente per il campionato di qua sì, mi vedo come più attaccante, no? Per dirti che un difensore. E peraltro la stagione di Muñoz è stata molto particolare, perché era partito in estate di fatto ai margini della squadra, sembrava che tu dovessi non rimanere. A Gubbio invece alla fine sei rimasto, e il bilancio conclusivo è quello di 27 presenze, di cui 11 da titolare e 16 dalla panchina, un gol e anche qualche assist. Anche mister Torrente spesso ti ha citato per la tua professionalità in questa stagione. Come valuti la tua annata? No, io per tutti i problemi che ho avuto, veramente io penso che la bilancia va in maniera positiva, no? Io sempre le ringrazio al mister dell'opportunità, no? Dall'inizio della stagione che ero fuori e dopo sono rientrato. E dopo piano piano, lavorando tutti i giorni come sono io, sono fatto così e sempre sarò così. E peraltro poi, per quanto riguarda invece gli obiettivi di squadra, abbiamo sentito mister Torrente dire proprio: ma che fallimento, ho letto di questa parola fallimento, non sono d'accordo. Ecco, la salvezza secondo te era davvero l'obiettivo da raggiungere, oppure guardando anche alla qualità della rosa, alla squadra come poi aveva riuscito ad approcciare nel corso della stagione, i playoff erano possibili? No, il primo obiettivo sempre è stato quello di raggiungere la salvezza lo prima possibile. E dopo è vero che abbiamo una rosa forte, e dopo tutti i giorni lo dicevamo tra di noi, no? Che abbiamo una bella squadra, e allora veramente sognavamo con quella cosa del playoff, di sognare un po' in grande, no? E dopo alla fine il calcio è così. Se un giorno te lo dà, l'altro te lo toglie, alla fine piano piano dobbiamo continuare, e il Gubbio spero per loro che piano piano va avanti. E il Gubbio peraltro è l'unica squadra in stagione che è riuscita a strappare 4 punti al Perugia, che ieri ha vinto il campionato. Nessuna c'è riuscita a fare una vittoria e un pareggio, chi ha ottenuto 2 pareggi, chi invece ha fatto una vittoria e una sconfitta, ma nessuna è riuscita a strappare 4 punti su 6 al Perugia, che ieri, come detto, ha vinto il campionato vincendo sul campo della Feralpi Salò, grande festa anche in città. Allora ripercorriamo proprio le immagini della festa e anche i gol che hanno deciso la partita del Turina, sentendo poi la disamina trionfale da parte del tecnico Caserta. Poi torniamo qui con Rafa Muñoz. E Caserta come con te, Caserta come con te. Caserta come Conte, cantano all'unisono i giocatori biancorossi nello spogliatoio dopo la vittoria per 0-2 a Salò, che consente al Perugia di tornare in Serie B. Il tecnico calabrese, a 43 anni, è già alla seconda promozione dalla C alla B, e dopo l'ascesa con la Juve Stabia è riuscito a rigenerare un Perugia che lo scorso agosto, dopo i play-out persi con il Pescara, ha vissuto in un periodo segnato dall'emergenza sanitaria il dramma sportivo della retrocessione. Ora, quasi 9 mesi per la precisione
edizione 261 giorni dopo, Perugia e il Perugia Calcio è tornata a gioire ed esultare con tanto di caroselli cittadini e tifosi festanti nelle strade del capoluogo umbro in barba alle restrizioni antiassembramento. Una festa che si è consumata solo all'ultima giornata, terminando il campionato a quota 79 punti assieme al Padova. Ma gli scontri diretti, vittoria per 3-0 al Curi e sconfitta di misura al Leoganeo, premiano i biancorossi che poco più di un mese fa erano a meno 6 dai biancoscudati, ma non hanno smesso di crederci. Hanno messo insieme 5 vittorie in fila e, complici i passi falsi dei patavini con Triestina e Modena, hanno compiuto l'isperato quanto meritorio sorpasso. A sublimare il ritorno in cadetteria, l'ultima sfida vinta con perentorietà al Turina di Salò con la Feralpi. Al 16esimo De Lucia, con un gran riflesso, respinge il tentativo di Palombella di Sunas, ma Minesso è lesto a servire Lia, che con un destro al fulmicotone lascia di sasso l'estremo difensore gardesano, timbrando l'ottavo sigillo del supersonico campionato del classe 1999 di proprietà dell'Atalanta. Quindi, nella ripresa, una transizione magistralmente guidata da Sunas porta il greco a pescare in profondità Bianchimano, da poco entrato per Murano, che di destro trafigge De Lucia per lo 0-2, che dà inizio alla festa biancorossa con gli ultimi 20 minuti di pura accademia prima del tripudio perugino. Da sabato 8 maggio ci sarà la Supercoppa e il derby con la Ternana dominatrice del girone C, oltre la sfida al Como che ha vinto il girone A. Ma prima c'è da celebrare un successo che porta la firma della società capeggiata dal presidente Santopadre, dei direttori Comotto e Giannitti, di un gruppo di giocatori che ha dimostrato di avere forza e tecnica, ma anche personalità e temperamento, per tagliare per primi la linea del traguardo, oltre che di uno staff che ha svolto un lavoro indiscutibile e che vede al timone mister promozione Fabio Caserta. Siamo partiti con tante difficoltà, siamo partiti in ritardo rispetto agli altri, mille problemi, perché ripartire non era facile dopo una retrocessione. Quindi piano piano la squadra, subito dopo la partita di Mantova, ho visto un atteggiamento diverso e ci siamo calati nella realtà della categoria, che non era facile. Piano piano con il lavoro, un passo alla volta, siamo riusciti ad arrivare nelle zone alte della classifica. Poi abbiamo avuto un periodo di flessione, che è normale, fisiologico, durante un'annata. Però piano piano poi la squadra, quando tutti pensavano che fosse già tutto finito, subito dopo la partita di fermo, io ho parlato con i ragazzi, ho detto: io ci credo finché la matematica non ci dirà chi sarà il vincitore del campionato. Ho detto: noi ci dobbiamo credere, lo dobbiamo fare per noi, perché è il nostro lavoro, non possiamo pensare ai playoff a 6-7 giornate dalla fine, non lo accetto. E quindi da lì siamo ripartiti. Subito dopo, mi ricordo, subito dopo la partita col Sud Tirol, ho detto: noi arriveremo primi. Ci godiamo questo bellissimo momento, perché tutta la città di Perugia, i tifosi, tutte le persone, è giusto che in questo momento siano felici, stiano vicini ai ragazzi, a tutta la squadra, alla società e a tutti noi. È un motivo d'orgoglio. Sono già veramente, far l'allenatore su questa panchina è un qualcosa di indescrivibile, è un'emozione unica e pressioni altissime. Quindi far parte di questa categoria di allenatori, ripeto, un motivo d'orgoglio, sono fiero, però ripeto, senza l'aiuto del mio staff, che ringrazio veramente tanto, veramente loro mi sopportano giorno dopo giorno, senza l'aiuto della società, anche dei tifosi che sono stati sempre vicini anche nei momenti difficili, e ai miei ragazzi, niente di tutto questo poteva veramente accadere. Questo dunque il trionfo del Perugia. Rafa, da quello che hai visto dagli avversari, secondo te è la squadra che più di tutte ha meritato la vittoria del campionato, il Perugia? Sì, io penso che sì, che era veramente una bella squadra. Lì l'abbiamo sofferto, no? Quando abbiamo giocato lì a Perugia, e dopo in casa qui noi abbiamo dato del tutto, no? per vincere, perché anche per la città, per noi, per la società,
alla fine è stata una bella partita. E peraltro tu sei stato molto incisivo in quelle due partite, sempre entrando dalla panchina. All'andata, ricordi, il tuo ingresso ha cambiato un po' nel finale della partita, peraltro avevi tu messo il cross per Ucadda che venne sbilanciato in maniera irregolare, poi non segnalato, da Rosi, e finì 0-0 in quel caso. Al ritorno invece questo 3-2 che è rimasto storico, anche lì sei entrato nel secondo tempo e hai contribuito in maniera davvero tangibile alla vittoria. Cosa ricordi di quella serata? De qui in casa l'aria, no? Era diversa quel giorno. Appena sono arrivato allo stadio parlavo con Formiconi, che era, non so se sentiva durante tutta la settimana, un'aria un po' diversa, sentiva nel spogliatoio più felicità, sì. E stavamo veramente convinto, no? Che tre punti rimanevano a casa. Com'è stato anche in quel caso, in questo campionato dove si è giocato sempre a porte chiuse, vedere i tifosi comunque esserci nonostante l'impossibilità di essere proprio dentro lo stadio, ma comunque esserci nonostante in situazioni, diciamo, estemporanee, e a tifarvi e accogliervi anche alla fine sotto quella curva improvvisata? È bellissimo, perché alla fine sentire quel calore dei tifosi ti dà più forza, no? Quando non puoi, ti dà più forza, ti danno più licenze per andare avanti. Veramente è stato bello. Questo dunque ricordando anche quella partita che è stata storica, rimarrà storica per il Gubbio che ha battuto il Perugia, 4 punti come detto su 6 strappati alla squadra che ha vinto il campionato. Intanto chiudiamo dunque per quanto riguarda il focus sul girone B di Serie C vedendo tutti i gol di questo 38esimo turno di campionato. L'Arezzo capitola al Manuzzi di Cesena, subito al 12esimo Sorrentino in semi rovesciata firma il vantaggio per il Cesena su assistenza di Zecca, poi cade a terra Favale sul contatto con Benucci, calcio di rigore per il Cesena, Bortolussi firma il 16esimo gol del suo campionato, capocannoniere assoluto l'ex Gubbio. Nella ripresa la pietra tombale sulla retrocessione dell'Arezzo la mette Peterman con questo mancino, al 90esimo arriva il 3-1 amarissimo da parte di Piu per gli aretini che dopo 7 anni tornano in Serie D. Vince il Legnago ma non basta per evitare i play-out con la Fermana. Rigore per questo contatto tra Scrosta e Grandolfo. Dal dischetto lo stesso Grandolfo porta avanti già al 5° minuto la formazione veneta che al 17esimo raddoppia ancora su rigore con il tocco con il braccio di Manetta su iniziativa di Boulevardi. Chi prende il rigore lo calcia, dunque stavolta tocca proprio a Boulevardi firmare il raddoppio per il Legnago che riesce a trovare anche il tris con questa grande imbeccata da parte di Morselli che ispira Grandolfo, doppietta e 3-0 per la formazione del Legnago. Poi Iotti su assistenza di Kais accorcia per la Fermana, Legnago che giocherà i playout. Il Matelica va avanti con l'Imolese grazie ad Alberti che insacca il tapin dopo la respinta di Siano, fu tiro di Balestrero, quindi Volpicelli, gran giocata in area, doppio passo e pallone per Alberti, palo poi ancora ribattuta di Alberti, 2-0. Doppietta per il numero 29, quindi il marchio di fabbrica di Volpicelli. Il calcio di punizione, ancora gol per il numero 7, 14esimo di stagione. Il Matelica si sbarazza dell'Imolese e si prepara per i playoff. Imolese che invece giocherà i playout. Non basta questa perla di Della Latta al Padova per battere la San Benedettese, rientra sul mancino e mette dentro il gol partita. Padova che giocherà i playoff, quindi il Ravenna che batte il Carpi con questa gran giocata da parte dell'ex Gubbio Ferretti che firma il vantaggio per i romagnoli, poi calcio di rigore per il contatto tra Kodromaz e Decenco, dal dischetto Ghion firma il pari, serve un gol a Ravenna per evitare la retrocessione diretta e giocarsi i playout. Il gol firmato da Sereni, destro al volo per la rete che può valere ancora la salvezza per il Ravenna.
Il Mantova con questo gol di Khedira si riesce ad aggiudicare i playoff, anche se la Triestina pareggia nel finale con il colpo di testa dell'ex Gubbio Tartaglia, finisce 1-1 entrambe, dunque saranno protagoniste nella post season. Pazzesca partita invece tra Virtus Verona e Modena con gli ospiti avanti grazie all'Umbro Scappini che mette dentro dopo pochi minuti, quindi calcio di rigore per il Modena per questo contatto in area tra Berzotti e Amadio. Dal dischetto Pierini raddoppia per la formazione dei Canarini Emiliani che sembrano giocare sul velluto, ma nel finale di primo tempo arriva un calcio di rigore per la Virtus Verona, contatto in area tra De Marchi e Zaro. Dal dischetto Arma accorcia per la Virtus Verona ed è lo stesso centravanti marocchino su imbeccata di Danti a trovare il 2-2, la palla è entrata nel momento in cui Narciso la respinge sull'acrobazia di Arma. Poi però poco dopo la formazione modenese torna avanti con questo gran mancino di Monachello, sembra finita per la Virtus Verona che sbaglia anche un rigore con Danti parato da Narciso, ma lo stesso Danti è l'uomo playoff per la Virtus Verona, la sua punizione magistrale trova il gol del 3-3 che spedisce ai playoff la formazione di Fresco. Avanti il Sud Tirol invece sul campo della Vis Pesaro con questo gran destro dell'ex Voltan, poi Rover mette il nos, polverizza l'avversario diretto e infila il 2-0 per gli Alto Atesini. La Vis Pesaro accorcia con questa gran giocata di Cannavò, sterzata e destro in rete per il gol che accorcia le distanze. Poi nel finale Karic si inserisce dalle retrovie e firma il tris per il Sud Tirol, terza forza del girone B di Serie C. Questi dunque tutti i gol di giornata, ultima del girone B di Serie C. Parliamo un po' ancora con Rafa perché a giugno compirai 27 anni, diciamo che vai verso la fase proprio di massima maturazione per un giocatore di calcio, sei reduce dalla seconda annata in maglia Gubbio. Ti chiedo cosa hanno rappresentato per te questi 2 anni, era per te la prima esperienza lontano dal tuo paese, dalla Spagna. Soprattutto a livello umano ti chiedo intanto, fuori dal tuo paese, nuova esperienza, un'Italia che magari non so se te l'aspettavi così, una Gubbio che non so se te l'aspettavi così, cosa ti porti dietro di questa esperienza? No, io qui lo parlavo ieri o l'altro ieri con miei, che alla fine questa città, no, è piccolina e si vede quella... quell'affetto, no, con la gente di Gubbio, è veramente, io sono stato qui benissimo e quello è lo che porto, no, la gente che con me all'inizio per me era difficile, no, per l'idioma, per la lingua, e dopo loro tutti provavano a aiutarmi e a farmi la vita un po' più semplice e veramente quello per me le ringrazio a tutti per quella cosa. Questo dal punto di vista, diciamo, della vita in Italia, mentre dal punto di vista calcistico, sicuramente in Spagna anche nelle serie minori si gioca un calcio diverso rispetto a quello italiano, dove probabilmente l'aspetto tattico è forzato anche a volte un po' all'estremo. Ecco, come è cambiato il tuo modo di giocare, se è cambiato, oltre al ruolo? C'è più attenzione dal punto di vista tattico? Guardi più magari i dettagli? Sì, io sempre anche la Spagna lo guardavo, no? Però veramente qui quando arrivi qui vedi che il calcio è altro mondo, qui anche in Serie C di qua si vive più calcio che di là, no? Per quello penso che dopo piano piano ti senti più professionista, ti senti impari più cose, no? Che la Spagna poi non si lavora tanto nella parte difensiva, nella parte tattica, e io penso che ho imparato tante cose e ho visto anche io che posso fare altri ruoli che prima non lo pensavo.
E dunque, un nuovo Rafa Muñoz venuto fuori da questa esperienza a Gubbio nella Serie C italiana. Vediamo ora, per quanto riguarda il girone C di Serie C, invece, i 7 gol che hanno contraddistinto Ternana Juve Stabia. Ha perso l'imbattibilità casalinga la formazione di Lucarelli, che comunque ha frantumato record su record in stagione, tornando in B. E ora i rossoverdi, come detto in precedenza, si cimenteranno nella Supercoppa per vincere anche questo trofeo contro, peraltro, proprio anche il Perugia. E allora vediamo proprio il servizio di Ternana Juve Stabia. Chiusura del proprio trionfale campionato a Liberati per la Ternana nel serale con la Juve Stabia. 4-2-3-1 per Lucarelli con il trio delle meraviglie, Falletti, Furlan, Parti, Pilo a supporto di Rajcevic. 3-4-3 per Padalino con l'ex Gubbio Marotta al centro dell'attacco supportato da Borrelli e Fantacci. Subito al terzo Falletti ci prova su punizione dalla distanza, Russo devia sul palesterno. 12° minuto, Kontek perde palla e Borrelli imbuca a tutto campo per Fantacci, che approfitta del buco di Paghera per convergere sul mancino e battere Casadei sul proprio palo. 4° gol in campionato per l'esterno offensivo di proprietà dell'Empoli. La Ternana risponde al 18° con una giocata sublime di Partipilo, condita da un mancino di precisione di poco alato. Paghera da forfè per infortunio, dentro Swagger per i rossoverdi, e al 29° un sontuoso 1-2 tra Conte e Partipilo vede quest'ultimo cadere a terra sul più bello dopo un contatto con Elisalde. Per l'arbitro Costanza di Agrigento e calcio di rigore. Dal dischetto va Falletti, ma Russo si distende alla propria sinistra, neutralizzando l'uruguagio e conservando il vantaggio per i campani. Al 37° ancora Falletti, servito da uno scatenato Partipilo, chiude troppo il diagonale e non inquadra la porta. Nella ripresa, dopo 11 minuti, Lucarelli inserisce Proietti e Rajcevic per Kontek, e vantaggiato, e la Ternana si scuote. 58° minuto, Partipilo mette basso in mezzo da destra, Swagger vince il duello fisico con Trost e batte Russo per il pari delle fere. 4° sigillo stagionale per il difensore goleador Padalino. Allora inserisce Orlando per Fantacci, altra mossa che paga subito i suoi dividendi. 63° minuto, Casadei sulla pressione di Marotta sbaglia completamente l'appoggio con i piedi, servendo proprio il neoentrato in campo che di sinistro sfrutta il regalo dell'estremo difensore rossoverde, depositando in rete il nuovo vantaggio Juve Stabia. Sala 6 il fatturato di reti di Orlando, ma la partita ora effervescente, e al minuto 68 Partipilo si conferma un enigma degno della Sfinge, spolverando Rizzo sulla destra e mettendo sul secondo palo un pallone liftato che Rajcevic di testa schiaccia in rete per il nuovo 2-2 Ternana. Le fere sono sulle ali dell'entusiasmo e vogliono chiudere in bellezza tra le mura amiche, e al 74° Russo emula quanto fatto da Casadei poco prima, concedendo un prezioso cadeau in fase di disimpegno a Rajcevic, che non può esimersi a depositare in fondo al sacco il 3-2 Ternana. Doppietta e 6 reti stagionali per il centravanti montenegrino, con i due portieri protagonisti in negativo, e a 11 dalla fine la Juve Stabia resta addirittura in 10, complice il secondo giallo inflitto a Garattoni, reo di aver simulato in area di rigore. Nonostante l'inferiorità numerica, le Vespe non smettono di pungere. A 4 dalla fine per Alta, subentrato a Partipilo, ostacola Cernigoi nell'area piccola, e per Costanza e calcio di rigore, questa volta per i campani. Alla battuta va lo specialista Berardocco. Casadei intuisce, ma non arriva sul mancino all'angolino del numero 14 ospite, anch'egli al 6° sigillo stagionale, e torna alla parità sul 3-3. Non è finita. Primo di recupero, Rizzo scende sulla sinistra e mette in mezzo. Salzano, per anticipare Cernigoi, mette la sfera nella propria porta, firmando la sfortunata autorete dell'incredibile 3-4 Juve Stabia, che chiude in quinta piazza a quota 61, preparandosi ora per l'avventura playoff. La Ternana chiude perdendo l'imbattibilità casalinga, una stagione in cui l'armata di Lucarelli ha frantumato record su record, festeggiando con largo anticipo il ritorno in B. Ora per le fere da sabato 8 maggio c'è la Supercoppa di C, al cospetto del Como e soprattutto del Perugia, per una preview di ciò che sarà il derby nel prossimo campionato cadetto. Questo dunque per quanto riguarda il girone C di Serie C con la Ternana in attesa della Supercoppa. Siamo in chiusura, Rafa. Una domanda che un po' mi collega a un'altra precedente. La speranza è che questa pandemia, che lo scorso anno ha interrotto il campionato di colpo e quest'anno comunque lo ha condizionato, il Gubbio ha subito solo una perdita ma ingente con Gomez a inizio campionato, tante squadre hanno avuto tantissimi casi di positività, la speranza è che si vada verso il meglio e che si possa anche
rivedere gli stadi, non dico magari pieni, ma comunque con una buona cornice di pubblico. Ecco, quanto cambia per un giocatore, per te in questo caso, che anche in Spagna credo hai vissuto stadi importanti, giocare con i tifosi che comunque sostengono la squadra? Cambia tanto, no? Perché l'aria è diversa, però alla fine quella è una pandemia che tutto il mondo, che non possiamo fare altre cose, però sì, è vero che tutti pensiamo di tornare a vedere stadi pieni. Io parlo anche con mio fratello lì alla Spagna, lui gioca in Serie B, allora si vede, no? Lui me lo dice che non è la stessa aria che prima, che arrivare fuori casa e sentire quel calore della gente ti mancano anche quando stai in quando giochi a casa di più. Però non possiamo, dobbiamo sperare, no? Che più piano piano ci riusciamo a andare avanti e speriamo bene per tutti di trovare quel stadio Pietro Barbetti pieno. Ultima domanda, non può che riguardare quello che farà Rafa Muñoz, magari da grande, ovviamente ancora è presto perché la stagione è finita proprio nemmeno 24 ore fa, però comunque ti chiedo soltanto se magari ti vedi ancora in Italia, ancora magari a cimentarti in questo campionato, oppure magari anche un ritorno nella tua Spagna che hai lasciato 2 anni fa. Come ti vedi magari per la prossima stagione? No, io qui mi trovo bene, anche la Spagna mi trovavo bene. Alla fine un calciatore, la vita sua è questa, no? De vedere arrivare una squadra che si assomiglia a te. E allora non è un problema per me rimanere qui o tornare alla Spagna. Perfetto, vedremo quello che sarà del futuro di Rafa Muñoz. Sicuramente credo che questi 2 anni a Gubbio, come detto in precedenza, comunque hanno lasciato in te comunque un bellissimo ricordo, credo. Sì, certo, con la gente, con tutti. Perfetto, io ringrazio tantissimo dunque Rafa per essere stato con noi anche in questa occasione. Grazie mille Rafa. Grazie a voi. E dunque è l'ultima puntata, come detto, di questo appuntamento con Digi Plus Terzo Tempo Rossoblu. Ovviamente vi terremo aggiornati su tutti quelli che saranno, tutte quelle che saranno le novità del Gubbio Calcio, del campionato di Serie C ma anche di Serie B, che vedrà il prossimo anno riaccogliere Perugia e Ternana, nei nostri appuntamenti informativi quotidiani con il TG Sera e il TG Mattino ovviamente. L'ultima puntata, ringrazio davvero la regia, i contributi anche tecnici curati da Carlo Manciani, tutti voi che ci avete seguito per questi lunghi appuntamenti del lunedì sera. La Gubbio Calcio, nella persona principalmente dell'addetto stampa Massimiliano Francioni, che ci ha fornito sempre validamente gli ospiti per i nostri appuntamenti, per le nostre puntate. Dunque finisce qui il ciclo dei lunedì di TG Plus Terzo Tempo Rossoblu. L'appuntamento magari sarà per la prossima annata, in cui speriamo di avere ancora il Gubbio grande protagonista nella terza serie nazionale italiana. Grazie a tutti e buona serata.